Linetti e bentornati in un nuovo video. Oggi video diverso dal solito perché sostanzialmente sia perché è una cosa super bella. Mi avete sempre chiesto un sacco di informazioni diverse e visto che ho fatto un nuovo ordine da questo sito ho pensato di fare un video così finalmente sveliamo il mistero, apriamo il vaso di Pandora, non so come dirlo, però perlomeno ecco, spero che vi sia utile sia per fare acquisti da questo sito e sia per capire varie cose e anche magari per sceglierle nel caso in cui quelle che io ho preso vi piacciono. E stiamo parlando, anche se del titolo l'avrete già letto, della mitica, bellissima e ormai famosissima collezione di scarpe e borse Sailor Moon, ovviamente di marca, sono assolutamente originali, sono state proprio pubblicizzate nel brand e vengono vendute come shop più famoso al mondo in Taiwan. Io sto ancora cercando di capire se è Thailandia o Taiwan, perché da una parte leggo Thailandia e dall'altra mi ricordo Taiwan, quindi non mi ricordo. Comunque poi ve lo scrivo, ve lo faccio sapere, vi troverete varie note scritte qui e lì ogni tanto che sbucheranno, perché sicuramente sbaglierò qualcosa, ma scriverò tutto qui intorno alla mia faccia affinché tutto sia sempre super chiaro. Questo sito, famosissimo tra l'altro, infatti viene pubblicizzato da Vogue, che ovviamente sapete è una famosissima rivista di moda, viene pubblicizzata da persone famosissime, da modelli e modelle famosissime coreane, asiatiche e anche giapponesi, ovviamente anche taiwanesi e thailandesi. E soprattutto, oltre che appunto dalle riviste di moda anche più quotate e più famose, viene menzionata anche da tutti i blog esistenti al mondo di Sailor Moon, quindi fandom Sailor Moon e quant'altro. È assolutamente certificato al 100%, perché per adesso tra l'altro è l'unico ufficiale al mondo che crea questa linea di prodotti totalmente originali Sailor Moon. Io ho fatto il mio primo acquisto da questo sito che si chiama Grace Gift, quindi in italiano il regalo di Grace, vi lascio qui scritto il nome del sito e poi ovviamente nell'info box trovate il link al sito, ma qui e lì ogni tanto compariranno anche varie stamp del sito, così che vi faccio capire anche bene come fare acquisti e le cose relative ai prezzi. Io ho fatto il mio primo ordine su questo sito lo scorso anno, perché proprio tramite la rivista Vogue versione coreana, quindi la rivista Vogue in Corea, aveva pubblicizzato questa linea di scarpe super mega wow, che era stata la prima collezione. Fu pubblicizzato tantissimo ovunque, in ogni sito, ogni appunto blog, ovunque, ogni rivista pubblicizzava questo bellissimo brand che stava lanciando queste collezioni, che tra l'altro loro collaborano anche con la Disney e realizzano un sacco di prodotti Disney originali e certificati. Infatti in questo momento hanno lanciato, oltre a quella di Sailor Moon, anche la nuova collezione dedicata ad Aladdin. Sono bellissime, quindi se vi piacciono anche le cose a tema Disney sicuramente andate anche a spulciare il sito, perché trovate un sacco di cose tra borse e scarpe soprattutto. Essendo questo sito in Thai, quindi lingua Thai, il costo è definito in dollari taiwanesi. Soltanto che io non l'avevo ben capito, perché se voi andate a vedere, il simbolo del dollaro taiwanese ha una T e il simbolo della sterlina. Almeno sul sito veniva proposto così, ok? Quindi se voi leggevate il prezzo era tipo per ogni prodotto, tipo un paio di scarpe qualsiasi, era tipo 2000, 1800, 1600, 2800. E per me, nella mia testa, aveva anche senso questa cosa, perché un brand così famoso come la Bandai, Sailor Moon, Naoko Takeuchi, ci hanno fatto in uno shop, non in Italia, un prodotto a tema Sailor Moon così tanto di nicchia, così tanto perfetto, che ok, ci sta che possa costare anche 2000 euro un paio di scarpe, ci sta benissimo, io ero tranquilla su questa cosa. Al che un giorno li feci vedere al mio ragazzo e disse: oh, guarda quanto sono belle, le vorrei tantissimo, ma sono povera, per noi povere non le fanno queste cose a quanto pare, perché non può spendere, insomma, perché non può spendere 1600 euro o 2000 euro di scarpe, ci mancherebbe altro. E quindi io ero lì a piangere, no, ma sono troppo belle, le desidero così tanto di Sailor Moon, perché non le fanno con, insomma, un prezzo più accessibile a tutti. E niente, lui li fa, ma vedi che quelli non sono dollari, è le sterline. E io, e quindi? E lui fa, questi sono dollari taiwanesi. Ok. Allora mi si è accesa la lampadina, sono andata su Google a cercare la valuta da dollari taiwanesi ad euro. E ragazzi, indovinate? Quel 1600 che vedevo era tipo 30, 40, 50 euro, una cosa del genere, quindi
Non vi dico la mia euforia del momento, quello stesso giorno quando ho scoperto questa cosa del prezzo, sono andata sul sito e ho fatto il mio primo ordinuccio, perché io ne ero convinta. Invece, tra l'altro, costano anche piuttosto poco, cioè il prezzo è eccessibile se pensate che poi con la spedizione, la dogana, parleremo anche della dogana su questo sito, tutto insieme il prezzo è ok, ma il prezzo singolo della scarpa, per esempio, o delle borse che vengono vendute, non è poi neanche chissà quanto alto, cioè voglio dire, è un prezzo super accessibile. Arrivano anche con corriere super veloci, tracciabili sia dal Taiwan, sia quando arrivano in Germania e sia quando arrivano in Italia, perché questo è il passaggio che fanno per arrivare qui da noi in Italia. Adesso però andiamo avanti col discorso, inizio col farvi vedere tutte le cosine che ho preso, ma prima di farvi vedere le nuove cosine che ho preso, che fanno anche parte della nuova collezione, io appena è uscita la nuova collezione mi sono fiancata sul sito e ho preso quello che sono scesa a prendere, perché è andata sold out subito. Visto che non ve le avevo mai fatte vedere in un video, ma soltanto in alcune foto su Facebook e qualche stories su Instagram, vi faccio vedere anche qui il primo acquisto che ho fatto lo scorso anno. E allora, lo scorso anno il pacco era questo qui, che ottimo, è bellissimo, già soltanto la confezione per gli amanti di Sailor Moon è qualcosa di eccezionale. Qui davanti c'è questo bellissimo logo e poi sopra c'è scritto Sailor Moon Crystal, perché questa qui era la collezione dedicata a Sailor Moon Crystal. Prima di farvi vedere le scarpe, So Grace Gift è un'altra cosa super bella che almeno con la collezione di Sailor Moon fanno sempre, danno insieme ad ogni acquisto un sacco di omaggi, che già ecco è un punto a favore poi della varia spesa tra la dogana, la spedizione, un punto a favore che voi acquistate un prodotto ma poi vi arrivano una marea di omaggi insieme, di regali che poi io chiamo omaggi, ma sono dei veri e propri regali bellissimi che si potrebbero tranquillamente acquistare anche da soli. Infatti, quando feci l'ordine di questo paio di scarpe qui, uno dei regali fu questa magliettina con questo logo di Sailor Moon, che è lo stesso logo che poi trovate sulla confezione delle scarpe. E nel caso in cui ci siano delle magliette in regalo, voi potete anche scegliere la vostra taglia, vi viene mandata la maglietta della vostra taglia. Oltre a questa c'era in più il regalo, il choker, che oggi non ho messo, ma è il choker nero con il ciondolino charm colorato bellissimo della spilla di Sailor Moon, veramente dei regali stupendi. Ma andiamo ad aprire le scarpe. Queste qui, che ok, adesso hanno un fiocchetto un po' smesso perché comunque le ho indossate un po' già da quando mi arrivarono, però eccole qua, sono queste qui, sono bellissime, sono sicura che se amate Sailor Moon le avete viste pubblicate già un po' di tempo fa nei vari social fanbase di Sailor Moon, non so come chiamarli in questo momento, e scusatemi se in alcuni punti sono un po' sporche, ma ovviamente sono utilizzate, e hanno questi bellissimi lacci super giganti in raso abbastanza doppio, più del raso normale, fucsia, e al centro io poi, queste qui ci sono di tutta una linea, di tutte le Sailor ce n'è una diversa, infatti io penso che poi prima o poi farò un altro ordine e ne prenderò una di Sailor Neptune, che sono bellissime quelle. Qui c'è la spilla di Sailor Moon fatta metallica e guardate che carino il retro, lo adoro da morire, troppo 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 bella. Da queste scarpe, oltre alla maglia e al choker, mi arrivarono anche i lacci, questi qui in raso identici a quelli lì ma bianchi. Poi mi sono arrivate queste qui, che sono le suolette, quelle che si mettono solo sul tallone, non so se avete presente, sono super morbidose e arrivarono in questo ordine. Io fui molto molto contenta di ricevere anche queste cose in più, perché non lo so, mi fanno sentire in un certo senso coccolata da un sito dalla quale io acquisto. E le scarpe, poi vedrete anche in quelle nuove, perché ancora non le ho tolte dalla loro confezione, arrivano sempre chiuse ognuna nella sua dust bag, quindi qui una scarpa e poi c'è l'altra dust bag per l'altra scarpa. Le prime che ho preso a tema Sailor Moon, appunto della collezione dello scorso anno, sono bellissime, sono fantastiche, io le adoro da morire. Unica pecca, io la prima volta che feci questo ordine presi il 37, io porto il 37, ma attenzione, che per chi vuole acquistare, attenzionissima, prendete un numero in più perché sono vestono piccolissime. Il loro 37 equivale a un 36, ve lo dico, perché io queste le indosso tranquillamente ma in estate senza calze, perché senza calze riesco a starci con le calze, assolutamente non ci entra il piede, anzi è troppo compresso, quindi il 37 vi dico assolutamente che equivale a un 36. Io questa volta ho preso un 38, quindi un numero in più per quelle che vedrete fra poco, vi dico già che sono perfette, vestono benissimo, quindi prendete sempre un numero in più. Comunque queste sono, non vi ho fatto vedere, scusatemi, non vi ho fatto vedere altre cose sulla parte della non so come chiamarla, linguetta, qui il cristallo, e la parte interna della soletta ha anche il logo di Sailor Moon Crystal. Iniziamo dal primo.
primo pacco. Questa volta la confezione, diciamo che sui lati e sul retro è pressoché quasi simile, quasi identica, non del tutto, a quella di prima. Abbiamo luna, la luna e delle stelline e lo scettro. E la parte davanti invece è bellissima, adoro questa parte qui. E in realtà io credo che abbiano messo questo fiocco sulla confezione perché questa collezione che hanno fatto di nuovo di Sailor Moon ha come principale tematica quella proprio del fiocco, il fioccone grosso, e quindi ce l'hanno messo anche qui. Anche qui c'è scritto Sailor Moon e ovviamente c'è anche il marchio registrato di appunto Nooko Takeuchi e Toei Animation. Io prima avevo detto Bandai, ma no, Toei Animation. Scusatevi, mi sono confusa. Comunque è assolutamente bellissimo. E qui vi faccio vedere già tutto un po' più aggiustato, perché vi ripeto, mi sono arrivate oggi e le ho solo aperte e provate e prima di fare il video, ecco. Iniziamo, perché sono sopra delle cose che mi sono arrivate in regalo, perché per ogni paio di scarpe appunto arrivano cose in regalo. Anche se acquistate borse o altre cose, vi arrivano altre cose in regalo. E io, ragazzi, adoro i regali di questa serie, perché vi giuro sono troppo belli. Allora, il primo regalo che mi è arrivato è questo qua. Sono un paio di calzini di Sailor Moon, ovviamente sempre tutto in tema. Sono lunghi neri e qui c'è luna sulla luna. Cioè, no ragazzi, è bellissimo. Poi sono, non so, sono, sembrano buoni, cioè sembrano dei bei calzini al tatto, ma sono bellissimi. Poi un altro regalo che c'è all'interno è questo qui, e ora lo apro perché altrimenti non si capisce di che cosa si tratta. Belli, sono troppo troppo belli. Infatti, a parte il fatto che sono appunto di Sailor Moon, hanno tutto questo loghino bellissimo, ma poi per me che vi mando i pacchetti creativi, insomma i pacchetti con le mie creazioni, sarà bellissimo perché potrò usarli per scrivere i messaggini e mandarveli nei prossimi ordini. Insomma, sono troppo troppo carini, un regalo per me apprezzatissimo. E poi c'è un'altra cosa che c'è all'interno, ma ve la faccio vedere dopo, perché viene venduta soltanto con questo paio di scarpe, con questa collezione, ecco, perché ha una particolarità la scarpa in sé. Allora, come vi dicevo prima, ogni scarpa è chiusa nella sua dust bag e siete pronti? Vi faccio vedere questa che è ancora chiusa, non ho tolto né la carta né niente, così vedete anche come vi arrivano ben imballate. E ta-dan! Oddio, io le amo, vi giuro, può magari non piacere il modello mocassino, ma io le amo da morire, veramente. Poi hanno un buonissimo odore di scarpa nuova. Veramente un buonissimo odore, si sente che sono scarpe nuove, appena fatte, quindi è un'ottima cosa, perché poi loro hanno soltanto dei pop-up store e lo shop online, quindi non espongono le cose che vi arrivano a casa, sono sempre nuove e appena uscite dalla fabbrica. Comunque è bellissima, ho preso questo color nude crema, ha il tacchetto che adoro, è la classica scarpa da... come si dice, da scuola giapponese, quella che si usa sotto il... quelle che usa Bunny, che usa Usagi quando va a scuola, sono quelle, il modello è stato ispirato da quello. E allora vi faccio vedere, intanto c'è questo qui all'interno, quindi vi arriva con questo che io adesso vado a togliere perché poi ne approfitto e le tengo tutte aperte. Poi dentro qui c'è questo qui morbido e anche la carta che è volata via, che riempiva la scarpa fino in fondo, e poi tutta la parte di qui è chiusa con addirittura questo cellophane. E tada! Questa è la prima scarpa che vi faccio vedere di questa nuova collezione. Sono uscite da pochissimo, ragazzi, le adoro. La suola è antiscivolo, quindi è, come posso dirvi, è zigrinata qui e qui. Qui c'è scritto Sailor Moon e vabbè, cose riguardanti il numero di scarpe. Ma ragazzi, è troppo troppo bella. La parte interna è rosa con di nuovo il logo, come le altre sono morbidissime, proprio la suola interna è di una morbidezza assurda, non è assolutamente dura, non fa male, ma è proprio, è confortevole, al piede sono veramente confortevoli, quindi sono fatte bene anche in questo senso. E la cosa più bella è il fiocco rosso di Sailor Moon sopra, no ragazzi, io le adoro tantissimo, vi giuro, le adoro da morire. E in realtà questo fiocco può essere tolto e si possono indossare in tre diversi modi. Adesso vi faccio vedere. Prendo l'altra perché avevo già provato a toglierla, così questa qui me la lascio così, perché vi dico già che io ho intenzione di usarle col fiocco. E vi faccio vedere. Allora,
Questa parte qui del fiocco può essere tolta perché ha una specie di chiusura a clip che va incastrata molto bene all'interno. Questo è il fiocco che tra l'altro, ragazzi, cosa bellissima, voi potete tipo staccare e applicarla, cioè dove volete, nel senso che visto che la scarpa può essere usata anche senza, nulla vi dice che non potete mettervela su una camicetta, su una magliettina, perché no, attaccarci un qualcosa, ottimo mettervelo in testa così, io me lo metterei assolutamente. Potete metterlo ovunque, ovunque. E vi faccio vedere il primo modo per utilizzare la scarpa, è questo qui, quindi senza il fiocco. La parte sotto risulta in questo modo, con qui lo salmo di questa luna oro, bellissima, tra l'altro è bellissima anche questa parte qui, mi piace davvero davvero tanto. Oppure insieme nel pacco, sempre marchiato Sailor Moon perché fanno parte proprio di questa scarpa, ci sono questi qui che hanno questi ciondoli pendenti, abbiamo due stelline e la penna lunare di Sailor Moon, quella che lei usa per trasformarsi, insomma, che è qualcosa di troppo 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 bello e bellissima. E nel caso in cui vogliate cambiare ancora scarpa per renderla sempre diversa, vi basta mettere questa qua, così si attacca con il feltro e tada! Avete un altro paio ancora di scarpe da indossare. Indovinate come le userò io da mattina a sera? Con il fiocco. Ma adesso vediamo il secondo paio di scarpe che ho preso, perché sì, ho preso due paio di scarpe, ma ve l'avevo già detto prima, in realtà volevo prendere anche una borsa bellissima, ma mi veniva secondo me troppo, perché anche la spedizione aumenta ovviamente per un certo peso, una certa capienza del pacco, aumentava anche quella e quindi veniva troppo il tutto, ma conto di fare fra qualche mese, magari quando rientro in restock altre cosine, conto di fare un altro ordine e di prendere quella borsetta super bella. Ma il secondo paio di scarpe è contenuto in questa scatolona che è nettamente più grande di quella lì ed è bellissima anche questa, ha lo stesso identico logo perché fa parte appunto della stessa nuova collezione by Grace G, tutto il pacchetto così ormai l'abbiamo visto, ma ci vorrebbe troppo una canzone di Sailor Moon sottofondo. Prima cosa, perché cioè, la mettono sempre da sopra e il regalo viene chiuso proprio nella scatola relativo all'acquisto. Il regalo di quest'ordine, ragazzi, è epico. Quest'estate andrò girando tutto il tempo con questo regalo. Oh, ragazzi, siete pronti? È bellissimo, vi dico soltanto che è bellissimo e... No, vabbè, io lo adoro da morire. È un berrettino bianco, quindi davvero il colore è anche super bello, con qui la luna e qui dietro il logo Sailor Moon. Oddio, ragazzi, io vi giuro che... Allora, aspettate che tolgo la parte dentro di cartone, perché era chiuso benissimo anche questo. Anche dentro c'è l'etichetta di Sailor Moon e... Io adoro, mi piace da morire, cioè questa maglia, questo cappello, le scarpe di Sailor Moon e sì, e si allarga anche tanto, quindi credo che vada bene veramente per ogni testolina, anche perché di questo non vi fanno scegliere la misura, così come per le calze di prima non c'è la scelta di misura, c'è solo per le maglie, quando ovviamente decidono loro se mettere maglie o altre cose, non è una vostra scelta, viene decisa proprio da loro. E appunto questo regalo è stato super apprezzato, veramente bellissimo. Giusto nella loro dust bag c'è la seconda scarpa che già si intravede, dust bag uguale a quella di prima. Queste scarpe sono più sportive e bellissime e non sono questa volta di Sailor Moon, ma di... Quanto è bella, quanto è bella. Sì, il fiocco poi basta farlo un pochino a mano così e riprende la forma, ma è bellissima. Qui è il simbolo di Sailor Mercury, il fiocco celeste del suo colore, qui riprende il colore e anche dietro è fatta così, è bellissima, è bellissima. Qui è tutta bianca, la suola è molto alta, rialza tantissimo, quindi le persone bassine come me ringraziano tantissimo. Sono anche queste comodissime, ma un accidenti, queste scarpe le fanno veramente comode, hanno la suoletta talmente morbida che Nike, Adidas, levati proprio, perché vi giuro, io ne ho un sacco di Adidas e di Nike, lo sapete anche voi perché tante volte vi ho fatto vedere i miei acquisti pazzi di scarpe che io amo, ma non sono comode come queste, ma io ve lo giuro, non sono comode come queste, morbide proprio sotto come queste. E a parte il fatto che sono troppo belle, in questo caso il fiocco è messo insieme ai lacci, ma nel caso in cui voi non vogliate questo fiocco può essere tranquillamente tolto slegando tutti i lacci, togliete il fiocco e avete la scarpa senza il fiocchetto davanti, quindi siete sempre liberi voi di usarla come volete in vari modi. E la parte super carina è questa qua della linguetta, che ha la penna di Sailor Mercury e c'è scritto qui anche Sailor Mercury e sono troppo
troppo troppo belle, ragazzi, sono bellissime, mi piacciono da morire. E questa volta il 38 super azzeccato, io porto il 37 da una vita, vi assicuro che questo numero 38 è un 37 perfetto, forse anche 37 e mezzo, ma sicuramente se avete il 38 non prendete il 38, prendete almeno il 39, perché vestono piccole, vi giuro, sembrano magari grandi viste così. Sembravano anche a me gigantesche quando le ho prese in mano, ma vestono perfette, quindi prendete un numero in più, insomma. E niente, bellissima. Anche qui abbiamo il logo interno, sto cercando di farvi vedere veramente tutto per farvi una recensione completa. Questa è la parte sotto, hanno un buon odore anche queste, hanno un odore di nuovo, non so spiegarvelo, vorrei farvelo sentire, ma... hanno un odore di scarpa nuova appena uscita dalla fabbrica, che non lo so, mi fa pensare alle cose pulite, nuove, non provate da nessuno, che purtroppo quando si acquista online può capitare di acquistare cose che sono state provate. Questa appoggerà la dust bag identica a quella di prima, e qui nell'altra dust bag c'è l'altra, vi faccio vedere anche come vi arrivano confezionate queste. Stessa cosa dell'altra, è tutto chiusa, questa parte del fiocco è chiusa con il cellophane, che adesso andiamo anche qui a togliere. Il fiocco, come vedete, arriva un pochino schiacciato, ma vi basta indossare la scarpa, muovervi un pochino e praticamente si rimette già a posto da solo. Dentro trovate stessa cosa, questo qui che mantiene alzato questo, quindi questo qui di gomma, che tra l'altro è bello rigido, quindi mantiene un bel po', e tantissima carta nella parte davanti, quindi la carta questa qui che si usa normalmente nelle scarpe. Per il resto è assolutamente assolutamente perfetta, e c'era anche ancora un pezzettino di gomma dentro. Ecco qua, vi arrivano veramente perfette, assolutamente perfette, mamma mia, non vedo l'ora di uscire con le scarpe di Sailor Mercury. Ci sono anche di Sailor Moon queste, ma purtroppo quando ho fatto io l'ordine erano già sold out. E anche qui, oltre al berretto, è arrivato di nuovo lo stesso set, come chiamarlo, non so come chiamarlo, lo stesso pacchetto di post-it di Sailor Moon, questi qua che vi ho fatto vedere prima, sono uguali praticamente a quelli di prima, non cambia assolutamente niente, però ve ne mettono uno per ogni pacchetto di scarpe, quindi questa volta c'era anche il doppio regalo. E ok, questo è quanto, fin qui tutto a posto, spedizione velocissima, il pacco vi arriva in pochissimo tempo, sebbene la spedizione sia altina. Io oggi in questo video non mi soffermerò a dirvi i prezzi esatti di quello che ho speso io, perché variano molto da zona a zona, da città a città, quindi non mi soffermo più di tanto. I prezzi comunque sono abbastanza contenuti per i prodotti, un po' meno per la spedizione, che risulta essere un pochino più alta, e soprattutto c'è sempre un sovraccarico ad ogni oggetto che voi aggiungete nella spedizione, quindi non ne pagate solo una se prendete due cose, ne pagate a volte con determinati oggetti, ne pagate anche due di spedizione insieme. Non ho ancora capito il perché, ma basta farvi il carrello, poi vi fate il conto di quanto vi è venuto il totale, insomma. Motivo per cui non ho preso anche la borsa, perché avrei preso anche quella volendo, però ok. Per l'Italia il pacco vi viene consegnato col corriere DHL, assolutamente sicurissimo. Oh, sì. E per quanto riguarda la dogana purtroppo, ragazzi, è un problema. Ora vi dico che io non vi dico il costo che ho pagato io di dogana, perché non avrebbe senso dirvelo, perché la dogana è diversa sempre, cambia di spiccioli, cambia di euro, cambia di centesimi, dipende da quanto lo shop, il negozio dichiara di avere nel pacco, quindi il prezzo dichiarato dal negozio, dipende anche dal peso, tante volte dipende da tanti altri fattori, da ovviamente quante cose avete preso, il volume del pacco, dipende da se il pacco viene aperto perché è ritenuto sospetto, e può dipendere da tantissime, assolutamente tantissime cose la dogana. Quindi io non vi dico quanto ho pagato io oggi di dogana, vi dico che per due paia di scarpe, da un costo complessivo circa di... credo, se non sbaglio, 160 euro, qualcosa del genere, la dogana era abbastanza, ma diciamo che se prima di fare l'ordine vi andate a leggere un po' i costi dazi doganali per l'Italia, vi fate un calcolo totale di quello che magari avete speso sul sito, potete, diciamo, ottenere la cifra di dogana che più o meno su per giù andrete a pagare. La dogana poi potrete pagarla da questo sito, la dogana potete pagarla poi online, quindi DHL vi manda un'email per dirvi che c'è da pagare la dogana e potete pagarla online, oppure quando vi arriva il corriere a casa li pagate con i soldi in mano al corriere. Potete decidere voi come fare, potete ovviamente anche decidere di non pagare proprio il pacco, però in quel caso torna indietro e immagino che non vi vengano assolutamente restituiti i soldi, perché comunque vi avvisano della dogana, quindi se voi non prendete il pacco il sito che vi ha venduto le cose non vi rispedisce i soldi indietro. Io spero di avervi detto tutto,
E spero di essere stata esaustiva perché mi chiedete sempre in tantissimi: Nina, ma dove le hai prese? Nina, ma come si compra da quel sito? So che siete in tanti e so che molti avevano bisogno di questa piccola spiegazione per acquistare, perché magari non acquistano spesso anche dall'estero. Farò sicuramente altri ordini, quindi per me è super approvato, nonostante la dogana e quant'altro, per me è super approvato. Farò altri ordini perché poi è l'unico sito che ha questi prodotti originali, Sailor Moon e tanti altri Disney, ragazzi bellissimi. Io spero di non aver dimenticato di dirvi nulla. Io, cari Ninetti, vi saluto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo video vi è stato utile e se vi sono piaciuti i miei acquistini a tema Sailor Moon. Io vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!